Non bisogna agire con moti violenti se non si vuole correre il rischio di nulla guadagnare. È necessario rivestirsi di grande prudenza cristiana. Pace e bene a tutti. Oggi vogliamo chiedere al Signore la grazia di condurci per mano nell'esperienza delle nostre relazioni interpersonali. Sappiamo come non è facile viverle sempre cristianamente. Qualche volta ci lasciamo prendere dalla nostra agitazione, dai nostri istinti. Tutto questo però rovina le relazioni. È necessario essere sempre presenti a se stessi. E in questo abbiamo bisogno di tanto aiuto. Dove attingere questo aiuto? Innanzitutto nella preghiera. Padre Pio viveva le sue relazioni interpersonali con i confratelli, con i figli spirituali, con gente di diversa estrazione, proprio alla luce della preghiera. Era la preghiera, questo incontro continuo con Gesù, che poi Padre Pio portava nelle relazioni con gli altri. E questa sua esperienza, Padre Pio cerca di comunicarla ai suoi figli spirituali, di renderli partecipi di questo suo cammino. Qualche volta ci è stato detto, oppure abbiamo letto, che Padre Pio era un po' burbero, era brusco in qualche incontro con i figli spirituali o più delle volte nell'amministrazione del sacramento della riconciliazione. Non dobbiamo confondere, cari amici, questi momenti con la natura, con l'indole di Padre Pio. La sua natura era di una dolcezza infinita. Si commuoveva fino alle lacrime. E questa natura lui poi trasfondeva nel rapporto con gli altri. Lo vediamo anche da quanto scrive a una figlia spirituale, ad Assunta di Tomaso, in una lettera inviata da San Giovanni Rotondo nel mese di aprile del 1917. Assunta chiede consiglio a Padre Pio, fa la sarta, aveva consegnato un lavoro e la destinataria di questo lavoro non è rimasta soddisfatta, per cui si rivolge ad Assunta con espressioni poco simpatiche. Ecco, definiamolo così. E allora Assunta dice a Padre Pio: «Mio carissimo padre, come mi devo comportare?» E allora, ecco Padre Pio: «Non bisogna agire con moti violenti se non si vuole correre il rischio di nulla guadagnare. È necessario rivestirsi di grande prudenza cristiana». Espressioni lapidarie, cari amici, ma così profonde. Non bisogna agire con moti violenti. È necessario avere tanta dolcezza. E questa dolcezza dove si attinge se non dalla fonte? Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. La fonte è Gesù, cari fratelli e sorelle. A questa fonte Padre Pio attingeva, a questa fonte Padre Pio si abbeverava per poter vincere i moti naturali della condizione umana, della nostra fragilità. Se non ci lasciamo guidare dal Signore, se non ci lasciamo guidare dalla prudenza cristiana, è facile scantonare, è facile offendere l'altro, ferirlo con le nostre parole, con le nostre espressioni, con il nostro modo di fare. È bello invece essere dolci, essere pazienti. Chiediamo allora a Padre Pio di ottenerci dal Signore questa dolcezza nel tratto, nelle relazioni, perché anche noi possiamo conquistare, come Lui, anime a Dio. Auguri, pace e bene.